8:44, ancora insieme in diretta. E allora colleghiamoci con il nostro primo ospite di questa mattina, però prima per ecco, introdurlo, vediamo insieme questo trailer. Di montare in sella ad una due ruote e partecipare alla Milano Taranto dal 1987. Ogni anno a luglio le moto d'epoca si danno appuntamento per la rievocazione storica a tappe della leggendaria corsa motociclistica di gran fondo su strada da Milano a Taranto, e noi siamo collegati via WhatsApp proprio in diretta con il responsabile della comunicazione della Milano Taranto, Filippo Mincigrucci. Buongiorno Filippo, benvenuto. Buongiorno Paola, buongiorno a tutti. Ecco, vediamo, vi vediamo lì, pronti Allora, a sì. partire. Dove siete per l'esattezza? Adesso siamo alla sede della seconda tappa. Siamo partiti ieri da Milano a mezzanotte, come la tradizione della gara storica degli anni 50. Abbiamo guidato tutta la notte. Siamo arrivati ieri mattina a Maranello, poi un breve trasferimento e siamo qui a Bologna, dove abbiamo passato la notte. Ma è già ora di ripartire. Tra pochi minuti partiranno i primi partecipanti e arriveremo a Ponte d'Era. Arriverete a Pontedera e poi le prossime o meglio, quattro tappe quali saranno? Quattro tappe. Da Ponte d'Era arriveremo ad Assisi. L'organizzazione è Umbra e quindi per noi è una tappa a casa. Eh certo. E poi Cassino. Da Cassino arriveremo da voi, a San Giovanni Rotondo. E poi finiremo ovviamente a Taranto sabato prossimo. Ecco, quindi sarete a San Giovanni Rotondo il 7 luglio, giusto? Esatto. Nel pomeriggio l'arrivo sarà in piazza e invitiamo tutti a venirci a vedere. Siamo un museo di moto storiche al cielo aperto. Che meraviglia, quindi sicuramente saranno felici anche tanti bambini e ragazzi curiosi di vedere queste moto Bambini di tutte le d'epoca. età, direi, bambini di tutte le età, perché poi le Sì, moto piacciono a certo, tutti. bambini partendo proprio così da 0 a 100 anni. Ma anche più, il nostro concorrente meno giovane passa agli 80, il più giovane ne ha 16. Che meraviglia! Stiamo vedendo anche delle immagini di repertorio che Sì. abbiamo appunto ritrovato sul vostro sito internet, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook per appunto mostrare che cos'è la Milano Taranto. Potremmo dire che non è solo una rievocazione storica, ma è proprio un modo d'essere, perché il motociclista ecco, come dire, ha questa visione, no, del girare per l'Italia e quindi in moto, come dire, tutto più bello e tutto più immediato. Sì, i nostri canali Facebook e Instagram sono sempre aggiornatissimi con le dirette, con le immagini, con i commenti e anche con gli appuntamenti, gli orari. E poi ovviamente c'è il sito web milanotaranto.it dove sono tutte le informazioni. Filippo, mi sai dire quanti siete? Come? Mi sai dire quanti motociclisti partecipano a questa alla Allora, Milano Taranto? sono 170 equipaggi. Perché abbiamo anche i sidecar dove ovviamente sono in due. Perfetto, per un totale di 1.750 km, quindi davvero Esatto. un bel percorso. Sì, assolutamente. Tutte strade ovviamente belle, perché facciamo scoprire ai nostri partecipanti gli angoli più belli d'Italia, ovviamente. D'Italia. Non facciamo sicuramente l'autostrada.
Ecco, certo. Mi parlavi di questo, del motoclub che organizza questa rievocazione storica, che è Umbro. Guarda, qui siamo in piena partenza, le 9 Perfetto. Partono i primi e quindi stanno scaldando i motori. Io Benissimo. Penso che... Allora ti lasciamo andare Filippo, perché appunto sei a seguito di questa rievocazione storica alla Milano Taranto. Grazie di cuore, buon viaggio e ci vediamo a San Giovanni Rotondo il 7 luglio, perché la Milano Taranto sarà appunto nella città di San Pio. Grazie, buon cammino, buona strada Filippo. Grazie Paola, grazie a tutti e vi aspettiamo. Ecco, ottimo, grazie, vi aspettiamo, noi aspettiamo loro e noi aspettiamo Perfetto. Voi a San Giovanni Rotondo per questa 36esima edizione della Milano Taranto, questa la rievocazione storica appunto di questa leggendaria corsa motociclistica di gran fondo, appunto disputata in forma agonistica dal 1937 al 1940 e dal 1950 al 1956. Chiedo alla regia, rivediamo ancora le immagini di supporto che abbiamo preparato e quest'anno per la 36esima edizione e dopo 21 anni dall'ultima volta del suo passaggio arriverà a San Giovanni Rotondo appunto la carovana con 150 moto più altre 20 a seguito, l'abbiamo ascoltato dalle parole di Filippo, che appunto la carovana attraverserà le vie di San Giovanni Rotondo. Sesta tappa dell'evento, previsto l'arrivo delle moto alle 15.30 in Piazza Europa, quindi il centro di San Giovanni Rotondo, una manifestazione che si sta snodando e continuerà a farlo per oltre 1.750 chilometri, passando oltre appunto che a San Giovanni Rotondo, abbiamo ascoltato, hanno fatto tappa a Bologna, Maranello prima, Pontedera, Assisi, Cassino, San Giovanni Rotondo e poi Taranto. Bene, queste immagini, come dicevo, fanno davvero venir voglia di montare su una due ruote e attraversare l'Italia, le strade secondarie e godersi la bellezza del viaggio.